Ammettetelo, vi era mancata questa postazione. Ragazzi, oggi siamo qui per commemorare quello che è stato veramente un grande smartphone nella mia vita, ovvero il leggendario iPhone 6S Plus. Questo smartphone mi ha veramente introdotto nel mondo dei video ad alta definizione, e per alta definizione intendo 4K a 30 frame per secondo, ed è quello che veramente mi ha aiutato a rinnovare ulteriormente appunto le qualità video del mio canale. Quest'oggi siamo qui a dargli un ultimo addio, prima appunto dell'arrivo di iPhone 10. Ebbene, questa era la scatola con cui mi è arrivato l'ultimo 6S, tuttavia all'interno si trova l'originale iPhone 6S Plus che appunto avevo preso, ovvero quello che mi era arrivato con iOS 10, pensate un po'. Ed eccolo qua, come vedete avevo sostituito lo schermo, il tasto home è stato appunto aggiustato. Se vi ricordate, il vecchio iPhone aveva quel difetto che il tasto si muoveva di continuo, è stato perfettamente aggiustato. Però questo iPhone, come sapete, essendo finito in acqua, purtroppo non funziona più. Abbiamo provato ad aggiustarlo, inizialmente funzionava, poi evidentemente, come penso io, la corrosione ha fatto il suo lavoro e è completamente morto. Abbiamo provato di tutto, alcol e cose del genere, e niente. Quindi al suo interno non c'è più neanche una batteria perché l'ho tolta per sicurezza. Bene. Che cosa ci offriva il nostro caro 6S? Uno schermo da 5,5 pollici, risoluzione 1920x1080, 401 pixel per pollice, quindi qualità dello schermo veramente eccelsa, per come direi io. Il tasto home con la caratteristica che si può cliccare, una cosa che mi mancherà abbastanza nell'andare avanti col tempo, e ovviamente il fantastico back in alluminio, impossibile da distruggere. Come vedete qui manca la lente della fotocamera, questo giusto per provarvi che questo era l'iPhone di mio fratello, è vero, il mio primo iPhone 6S Plus. Pensate, per avere questo iPhone ho aspettato 8 mesi, quindi ha rappresentato veramente un grande passo quando l'ho preso la prima volta in mano. Fotocamera a proposito da 12 megapixel, come vi ho detto, è questa la principale protagonista di questo iPhone, con lo stabilizzatore ottico e i video in 4K a 30 frame. Ed è con questa che appunto ho effettuato i primissimi video in 4K che trovate sul mio canale. Quella frontale da 5 megapixel con video in HD, non 1080 purtroppo, ma sempre HD comunque 720p. Lo speaker inferiore, che non mi ha mai tradito, ha veramente un bellissimo suono per quanto riguarda anche la rumorosità e cose del genere. Abbiamo qualcosa che non si vede ai giorni nostri, ovvero il jack delle cuffie, la porta Lightning. Non c'è lo stereo speaker, purtroppo questa cosa è arrivata con iPhone 7 e 7 Plus. Beh ragazzi, che dire, questo era un 64 giga ed è lo stesso taglio che avrò appunto sull'iPhone 10, perché ho scoperto che comunque mi bastano. Il problema è che iPhone 10 farà i video in 4K a 60 frame e bisognerà vedere se la memoria mi basta, mi auguro davvero di sì. Beh ragazzi, questo è un, diciamo, un modo per dare appunto una sorta di addio a questo iPhone 6S Plus. Ora gli diamo un'ultima ripulita, specialmente sullo schermo. E quale miglior modo appunto di dirgli addio tra virgolette che lasciarlo appunto riposare in pace nella sua scatola originale, che in realtà è la scatola del mio nuovo iPhone 6S Plus, ma comunque sia è lo stesso taglio, 64 giga, proprio come sarebbe stato in origine. Cavolo ragazzi, questo design mi mancherà veramente tantissimo. Veramente incredibile. Bene, direi che con questo il video si può concludere. Io spero vi sia piaciuto. Presto arriverà il video su una giornata con Nokia N8, non perdetevelo. E noi ci sentiamo presto con un altro video. Ciao a tutti.